Riprendiamo e diamo la parola all'avvocato Alessandro De Federicis. L'avvocato Alessandro De Federicis è responsabile dell'osservatorio carcere di una delle camere penali e inviterei proprio l'avvocato De Federicis prima di parlare del tema relativo al mio convegno, anche di descrivere meglio, per chi non la conoscesse, di che cosa si occupa l'osservatorio penale. E per questo dico che anche qui nella nostra camera penale è stato istituito di recente, credo quest'anno, anche qui da noi l'osservatorio. Passo la parola alla parola che mi dice. Grazie, come sempre quando siamo chiamati dalle camere penali territoriali, il ringraziamento ovviamente non è per l'invito della persona, ma quanto per l'iniziativa. Iniziativa che a livello territoriale sul carcere sta prendendo piede. Noi solo nell'ultimo mese abbiamo registrato 4-5 convegni in varie regioni d'Italia, in varie camere penali italiane sul problema del carcere, quindi un tema attuale, un tema su cui le camere penali, basti pensare, insomma, oltre 130 camere penali, quasi tutte hanno provveduto a nominare il referente all'osservatorio carcere che a piedi è Morena, e quindi comunque questa attività sul territorio è un'attività che funziona molto. Io non potevo mancare in questo convegno, se non altro perché sono ormai un creativo d'adozione, perché il mio collega di studio da 20 anni è un creativo e quindi io vivo questa realtà di rete attraverso i racconti di Pietro Vincentini e ho ben volentieri accettato questo invito. Parlare dell'osservatorio carcere brevemente, perché insomma poi vediamo il tema più convegnistico. L'osservatorio carcere nasce da questa idea, veramente l'osservatorio carcere è una realtà che mutuata dalla precedente giunta, come vicepresidente, e con l'esperienza della precedente giunta è stato rimodulato in maniera tale che noi riteniamo da essere più efficiente. E cioè abbiamo pensato di valorizzare il territorio con la nomina dei singoli referenti delle camere penali territoriali, quindi nasce un problema sulla singola realtà territoriale, il referente se ne fa carico, investe il direttivo centrale che è quello che si occupa invece in maniera più snella dei rapporti con la stampa piuttosto che dei documenti, dell'interlocuzione politica, che è l'altro ramo che secondo noi è fondamentale per avere una risposta. Immaginate con 130 referenti, se ogni decisione dovesse essere avallata da 130 persone sarebbe impossibile rispondere in termini tecnici utili. Quindi è una realtà territoriale importante, forse l'unica associazione che può vantare una realtà così radicata nel territorio italiano, e dall'altra parte uno snello organismo centrale che si dedica appunto a rappresentare la politica dell'Unione sul carcere su tutto il territorio italiano. E questo ha portato ad avere alcuni risultati. Per esempio, noi una volta andavamo a visitare gli istituti penitenziari insieme, grazie all'invito degli amici radicali. Oggi noi con l'Unione Camere Penali siamo riconosciuti dal DAP come soggetti autorizzati all'ingresso negli istituti penitenziari autonomamente. Cioè noi abbiamo visitato 15 istituti penitenziari italiani e martedì visiteremo Lucciardone per poi proseguire con Catania e con Siracusa, per poi fare anche l'istituto di Ferrara e finire la preestiva con Regina Coeli. Ovviamente siamo interessati anche a visitare il carcere di Rieti, non abbiamo ancora visitato, e ovviamente riscontreremo quelle peculiarità positive che non abbiamo trovato negli altri istituti, ma queste visite ci fanno parlare a ragion veduta da un lato della situazione detentiva, perché mettendoci mano è una cosa diversa che sentirsela raccontare, come per esempio vedere a San Vittore delle celle assurde, che San Vittore è un carcere cittadino, con tutti i carceri cittadini pagano lo scotto della struttura, però lì ci sono un reparto di 400 posti letto chiuso e i detenuti sono distribuiti, quindi la capienza famosa tollerabile deve fare almeno di 400 posti, e abbiamo trovato nelle celle veramente minimali, di saranno state 2 metri per 4, abbiamo trovato fino a 6-8 persone, cioè situazioni tali da veramente essere incompatibili proprio con lo spazio fisico. Ma detto questo, un'altra cosa che mi viene in mente, proprio per far capire, e chiudo sulla
Priapolo, che recentemente è nato un problema di Carpiglia. Un collega di Mazzara che faceva i colloqui, un componente della Camera di Mazzara, esce dal carcere e raccoglie una lamentela dei detenuti dicendo: ha fatto il G11, non riusciamo a fare la doccia al secondo piano perché non arriva l'acqua. Chiama me, ovviamente questo non è il suo dice da chiamarmi per ogni cosa del genere, perché no, non lo lavorerei più, però chiama e dice: facciamo un documento su questo problema dell'acqua, assolutamente impossibile che a lui la gente non si fa la doccia. Noi, grazie anche all'interlocuzione politica, non solo con la politica ma anche con l'amministrazione penitenziaria, chiamiamo il direttore del carcere di Reviglia e chiediamo spiegazioni. Veniamo a sapere, come sapevamo già, che il problema idrico durante l'estate nelle carceri italiane è dato dal fatto che, non essendoci frigoriferi, i detenuti sono costretti a raffreddare i cibi lasciando i rubinetti aperti e mettendo sotto l'acqua fredda le mozzarelle piuttosto che lo yogurt, che hanno acquistato quei loro soldi. Quindi la scelta è sancire e punire questi soggetti che fanno un utilizzo indebito dell'acqua, che chiaramente comporta una diminuzione della pressione idrica e quindi non fa sì che spesso l'acqua al secondo piano non arrivi, oppure cercare di contemperare le esigenze. Il direttore ci ha detto chiaramente che aveva previsto dei turni di doccia, al primo piano la mattina, al secondo piano il pomeriggio, senza per questo sanzionare chi lasciava i rubinetti aperti per freddare i cibi. Ma dico, cioè, siamo in un paese civile o no? Cioè, è possibile o non è possibile immaginare che i detenuti che espiano la pena con la privazione della libertà abbiano almeno il frigorifero dove stipare i cibi d'estate? È una situazione che si possano fare la doccia, cioè sono situazioni minimali in un paese civile, che non è consentito ipotizzare che si spendano 3 milioni di euro per Range Rover e non si spendano poche centinaia di migliaia di euro per dotare i carceri o le sezioni di frigoriferi. Cioè sono scelte politiche che vanno sanzionate fin dall'inizio e questo è, diciamo, una delle attività che ci prefiggiamo di fare, oltre appunto a tutta quella che facciamo a livello politico di proposte normative. Sul problema caldo e suicidi è un problema che ci stiamo affrontando con un documento che recensiremo la prossima settimana e che troverete sul sito, perché il problema dei suicidi ovviamente si acuisce solo nei mesi estivi, così come il problema di sicurezza per tutto. Veniamo al convegno. Il convegno ha un titolo ovviamente che è volutamente poco diplomatico e credo che abbia concorso all'assenza del capo del dato. Noi siamo ben contenti perché se uno si deve confrontare si confronta con la realtà, non con l'utopia. Allora dire oggi, negare oggi che c'è uno stato di legalità nelle carceri italiane significa negare la realtà e quindi non confrontarsi con una realtà insieme a delle persone che possono pensarla diversamente. E è un titolo diplomatico, è un titolo poco diplomatico, dicevamo, perché secondo me c'è effettivamente un'illegalità del carcere che è provocata da uno stato di illegalità, in gran parte provocata da uno stato di illegalità della giustizia. Quindi sono due concetti che si intersecano tra loro. Ovviamente c'è pure un problema politico che affronteremo, un problema di legiferazione del legislatore, ma c'è un problema di mala giustizia che comporta il problema dello stato di illegalità del carcere. Io credo e dico sempre che il problema è un problema profondamente culturale e c'è una critica per tutti, c'è stata la critica degli avvocati, c'è stata la giusta critica dell'informazione, è un problema culturale, è un problema di chi deve fare in un certo senso, tra virgolette, educazione culturale nei confronti dell'opinione pubblica, mostrando anche quelli che sono i risultati di questo stato di illegalità. Per esempio mi viene in mente quel filmato fatto sulle carceri che abbiamo distribuito e che spesso proiettiamo e che andiamo a proiettare anche nelle scuole, perché l'informazione passa attraverso la visione delle immagini spesso più che delle parole e degli atti compiuti. E allora è un mutamento culturale che però deve essere in qualche modo anche trainato da un mutamento giurisprudenziale, perché se noi partiamo da un concetto che quello di 20 anni fa, perché vedete la rivoluzione della pena, che è un concetto costituzionalmente stabilito, è stata in qualche modo abbandonata
dopo o contemporaneamente al periodo stragista in Italia, cioè quello del 92-93, perché lì la Corte Costituzionale fece una scelta di politica legislativa e disse: ci sono momenti storici in cui la esigenza della prevenzione generale, della prevenzione sociale, ha un maggior peso rispetto all'educazione della pena, e quindi il legislatore ben può comprimere le finalità educative della pena a fronte di una esigenza di prevenzione sociale. Questo bilanciamento tra i due concetti che la Corte Costituzionale esaminava è un bilanciamento che si verificava in un anno in cui c'era effettivamente un'emergenza, che era causata da stragi di mafia, qualcuno è forse lì. Ma la domanda è: com'è possibile dopo 20 anni trovare ancora una giurisprudenza che dice questo? Com'è possibile dopo 20 anni trovare una giurisprudenza che passa attraverso la custodia cautelare di cui accennava Renato e finisce attraverso le misure alternative, in cui si abbandona il concetto di rieducazione della pena e di pena funzionale al reinserimento del soggetto nella società, e si guarda sempre più al profilo della prevenzione sociale? E allora se è questo quello su cui ci dobbiamo concentrare e confrontare, è un profilo culturale, ma anche un profilo diciamo giurisprudenziale e di approccio mentale della magistratura. Io custodia cautelare ne ha parlato Renato, non dico molto di più, dico solo che poi quando si esamina un problema di stato di legalità che è strettamente connesso al problema del sovraffollamento, si deve esaminare. Spesso quando parlo per ultimo nei convegni di carcere non c'è più nulla da dire, invece qui siamo stati bravi, dico, perché ognuno ha parlato di una cosa diversa, quindi quando ho parlato per ultimo ci sono ancora un sacco di cose che non sono state dette in carcere. Quindi è una delle poche volte, perché pure vorrei dire ogni volta che siamo lì diciamo tutte le stesse cose. Invece credo che una cosa che diciamo sempre in convegni, ma che ancora non è stato detto, è che il problema da esaminare nel momento in cui si parla di stato di legalità è fare un'analisi proprio di quelle che sono oggi i flussi di ingresso in carcere e i flussi di uscita, perché se non si esamina questo profilo non si arriva ad avere chiaro il problema, o meglio, noi ce l'abbiamo chiaro e ce lo diciamo da tanti anni, però nei convegni l'ha detto, proprio nei convegni, come dico spesso, bisognerebbe mettersi la donna, cioè non levarsela, perché spesso quando ci confrontiamo con magistrati in tribunale la pensano in un modo, poi ci confrontiamo con soggetti che vengono ai convegni e dicono tutt'altro, però io sempre a questi soggetti mettiamoci in donna e parliamo come se siamo in tribunale. Allora, i flussi di ingresso. I flussi di ingresso sono dati dal sistema sanzionatorio, ma anche dalla legislazione emergenziale, cioè non si può non calcolare che oggi in carcere italiane c'è quasi il 30% di soggetti tossicodipendenti. Cioè non si può far finta che c'è una legge sugli stupefacenti che è una legge estremamente colpevolista, estremamente problematica per il profilo della terapia dei tossicodipendenti. E avere il 30% di soggetti tossicodipendenti crea anche un problema di rieducazione della pena, perché rieducare un soggetto che ha come unico totem la sostanza stupefacente è ben diverso che fare opera di rieducazione su un altro punto. Quindi il problema è sicuramente una modifica della legge sugli stupefacenti, che è la famosa legge quindi giovanile. Il problema è sicuramente una modifica della legge ex civiele, che attraverso la recidiva e attraverso la preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari ha creato un incremento della popolazione detenuta. Il problema è anche il meccanismo di sospensione, l'articolo 256 del codice del procedimento penale, qui parliamo di tecniche addetti ai lavori, ma insomma perché prevedere per solo tipi di autore di reato, senza valutarne la pericolosità sociale, un ingresso al carcere anche dopo anni e anni di libertà? Perché non dare la possibilità di eliminare quei meccanismi preclusivi della sospensione della pena e quindi del confronto con la magistratura di sorveglianza per l'accesso alle misure alternative? Sono, guardate, non piccole cose, ma sono grandi numeri messi insieme, perché mettere insieme la normativa che ha incorporato gli stupefacenti pesanti e gli stupefacenti leggeri di hashish e cocaina, ha innalzato le pene, mettere insieme la difficoltà con cui si accede ai percorsi alternativi e alle comunità terapeutiche,
considerato quanto è difficile oggi averlo come un'altra pratica che ti ospita in un percorso residenziale o semi-residenziale, considerare quanto influisce in termini di quantum della pena la possibilità dell'applicazione della tematica generica per i recidivi, vedere quanto il 656 provoca ingressi in carcere che poi nel meccanismo del sovraffollamento del carcere non consentono prima di lunghi periodi il confronto con una misura di sorveglianza, sono tutti elementi che portano ovviamente insieme alla questione accorrelata, che è una delle cause principali, abbiamo detto il 42%, che non è però il 42% di soggetti in attesa della prima sentenza, è il 42% divisi per la gran parte di soggetti in attesa del primo grado di giudizio, per la metà, e per l'altra metà divisa tra appello, ricorrenza in appello e cassazione. Ma ovviamente quella metà, che è una metà di qualche decina di migliaia, deve fare i conti con l'altra statistica che pure noi facciamo sulla Camera Penale, sul Camera Penale e insieme all'URISPES, che vede che molti soggetti giudicati in primo grado vengono assolti con percentuali altissime. E allora, se dobbiamo comparare le due statistiche, proprio avvocati non avevamo una grande dimestichezza comune, perché abbiamo cominciato ad averlo anche noi. Allora, se il dato matematico, che è difficilmente controvertibile, delle decine, delle 20.000 persone che sono state, che sono delle istituzioni condannate, si scontra con il dato delle numerose assoluzioni in primo grado di giudizio, noi abbiamo la certezza matematica di avere migliaia di unità in carcere che sono soggetti detenuti e innocenti. Le misure alternative, anche qui noi abbiamo fatto, poi è stata ripresa nella relazione annuale del carcere dell'articolo, facendo una ricerca, abbiamo visto che mediaticamente, proprio per le difficoltà spesso di bloccare mediaticamente, come si dice in gergo, no? Mediaticamente tira conto dare dei dati, e quando fai una conferenza stampa che esce da un carcere, ti devi dare i dati, non loro vogliono i dati. Troppi discorsi non sono fruibili mediaticamente, a meno che ci mettiamo a tavola della commissione Badalò e parliamo tutti quanti di un problema, però siccome lo spazio del carcere non ce l'ho, devi trovare uno spazio. In uno spazio noi abbiamo fatto una ricerca sulla concessione delle misure alternative in tutti i tribunali di sorveglianza italiani, cioè abbiamo chiesto a tutti i presidenti di tribunali di sorveglianza italiani di darci le statistiche di accoglimento, di rigetto e di inammissibilità degli affidamenti, di libertà, di elezione domiciliare, e abbiamo dato a un professore di Torino la elaborazione statistica di questo documento, che è stato presentato, da Sanzana, dal Comune e che è stato ripreso poi a Zanzara nella relazione annuale. Se poi ci sono i flussi di entrata, i flussi di uscita per i detenuti sono le misure alternative, ultime vedo, però i flussi di uscita sono quelli. E allora i flussi di uscita, se sono le misure alternative, quanti incidono queste misure alternative? Siamo andati a vedere quanti incidono, abbiamo scoperto che la media italiana, ovviamente con le regole nere, le regole bianche, ma la media italiana degli affidamenti della concessione è del 20% delle istanze di detenuti. 20% però è un dato sbagliato, perché si deve confrontare col fatto che gli affidamenti vengono concessi per 2/3 da istanti liberi e solo per 1/3 da istanti detenuti. Quindi sulla popolazione detenuta, sugli istanti di affidamento in un anno, in Italia vengono concessi il 7% degli affidamenti. Chi di noi ha esperienza con tribunale di sorveglianza romana, comunque quella di sorveglianza, lo capisce bene. Cioè avere oggi un affidamento di servizi sociali in altro tribunale di sorveglianza è un terreno. E allora poi bisogna andare a fronte ovviamente di recidive che abbiamo detto e che sappiamo tutti essere dello 0,49% la recidiva, 0,46% la recidiva dei reati, cioè l'affidato che durante l'affidamento commette il reato è lo 0,46%. E quindi c'è una responsabilità della politica che non legifera e che è rimasta ancorata a quei valori della prevenzione sociale piuttosto che della reintegrazione della pena. Ma c'è anche una responsabilità della magistratura. Ora, ne ha dette tante altre, io non vorrei più cercare la 12, però effettivamente chi è che applica le norme pur corrette sulla custodia cautelare o le norme di misura alternativa che pur residuano dalla legge Mozzini che è stata mano a mano smantellata, ma insomma nella struttura resiste. E questo
data da una magistratura che è sempre più pavida dell'applicazione degli uffici. Io su questo però, non per equilibrare l'intervento di Renato, ma devo dire che per esempio per quello che riguarda l'aspetto definitivo, di questo mi occupo di più, essendo divisi poco, ma quello che riguarda la magistratura di sorveglianza, insomma, la giurisprudenza di Renato non è coraggiosa. Ma quelle poche volte che è coraggiosa viene attaccata dal Tigrone, perché quando a nulla è 41 bis c'è una sollevazione mediatica. Lo so che non trovo un po' di rilascio di questa. La FM non dipende, e chi è gli unici che hanno difeso i magistrati di sorveglianza? Hanno fatto un comunicato loro dicendo che i magistrati hanno difeso sia quando fanno provvedimenti contro la politica, ma anche quando vengono attaccati alla politica, ma anche quando vengono attaccati per i 41 visti nel mondo. Ma il recentissimo caso del presidente del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che ha fatto scalpore, che è stato attaccato da tutte le parti, come radicale che era occupato, eccellente trasmissione, che si diceva avesse dato l'elezione domiciliare a un pericoloso politico. E un attacco veramente importante dei media, ma anche dei procuratori capi di Palermo, del giudice che aveva fatto la sentenza di condanna per questo soggetto. E poi si è venuto a scoprire che questo soggetto è stato 3 anni e mezzo in funzione capitolare da questi vigiliari per colpa di via regime carcerario. Tutto questo nessuno l'aveva detto, ma neanche la NM, la quale è stata tirata per i capelli a dire: ma voi un comunicato di difesa non lo fate questo magistrato? E allora la magistratura di sorveglianza, che è una magistratura pavida, deve scontrarsi sempre con quel problema, culturale, come dicevo, che è un problema che non è un problema. Ora, io ritengo che ho fatto un convegno con Tamburino, vorrei a chiamarlo, e lui diceva la situazione del carcere è talmente grave che gli interventi non possono essere fatti domani, né stasera, ma adesso. E allora io gli ho detto, e poi ho fatto il discorso della custodia attenuata, nell'esempio del carcere di Vieri, e poi ho fatto tutto un discorso cervellonico sulla custodia attenuata, ma comunque, e poi vedo la circolare, quella che da cromatica dei colori passa al discorso attenuato, dice: i soggetti che hanno un residuo pena di 1 anno e 6 mesi sono considerati a custodia attenuata. Noi abbiamo una legge oggi, che è la 199, che è diventata la 9 del 2012, che prevede che tutti coloro che hanno 1 anno e mezzo di pena da scontare devono essere in detenzione, dovrebbero essere in detenzione domiciliare. E allora quali sono i soggetti che residuano? Quelli che non hanno domicilio, quindi gli stranieri, e i 4 bis, quindi quelli a una presunzione di pericolosità maggiore. Quindi abbiamo la custodia attenuata per quelli più pericolosi che non possono andare nella legge di detenzione domiciliare, e per gli stranieri sui quali con tutta la buona volontà fare opera di rieducazione, una volta che escono vanno via o sono comunque uno stato di legalità perché non hanno permesso di soggiorno. Quindi abbiamo una situazione schizofrenica di un DAP che si propone di fare istituti moderni, ma se questo di Vieri fosse un studio pilota per creare 50 penitenziari così, sarebbe sicuramente apprezzabile avere. Ma il problema è che poi dobbiamo affrontarci con la realtà. Dicevo a Pagano in un altro convegno, dicevo: scusate, ma voi i conti con i numeri e con le strutture li fate o non li fate? Perché poi la doccia non è che si può creare a San Vittorio a Regina Coeli in centro, lì non c'è la struttura, non c'è la possibilità. Allora significherebbe richiudere tutte le carceri vecchie, costruirne nuove, adeguarle al DPR del 2000 e creare una struttura conforme a norma. Tutto questo ovviamente sappiamo bene che non è possibile. Non è possibile con la situazione attuale. Quindi allora interventi immediati, ovviamente interventi immediati qual è? È quello che i radicali promuovono, però non è tanto solo per il carcere, ovviamente l'amnistia, quanto anche l'indulto. Il dubbio, Rita, che sai che noi le Camere Federali abbiamo, è che poi dal giorno dopo, se mai succederà, qui non bisogna fare l'errore del 2006, in cui tutti i fascicoli si sono liberati, armati, si sono liberati dei fascicoli, dei detenuti, e non si è fatto più nulla perché la politica era abbastanza soddisfatta del lavoro e quindi non si è intervenuto strutturalmente con le politiche comunitarie, anzi si è andato a rinnegare. Abbiamo parlato, io ricordo un documento dell'Unione Camere Federale del settembre 2006 che diceva: noi non abbiamo mai, come provvedimenti emergenziali, una sconfitta.
uscita con lo Stato civico. Comunque era necessario farlo, ma da oggi bisogna lavorare per fare delle riforme strutturali, che sono abrogazione del 4 bis, modifica della custodia cautelare per vedere un'eccezionalità della custodia cautelare curare, eccetera. E questo è un errore politico. No, dico, appunto dico, adesso siamo nelle condizioni in cui ci vogliono tutte e due, ma ci vuole una riforma, sia strutturale della giustizia, sia strutturale di quello che è la missione che viene a carcere, altrimenti rimarrà sul tavolo. Dicevo e concludo, un problema di informazione corretta della gente. Abbiamo fatto recentemente il convegno all'Aquila sulle misure di sicurezza, un tema scottantissimo di cui pochi se ne occupano. Ma il Parlamento improvvisamente si è arrivato con un colpo di magia ad aprire gli occhi giusti, io riflettendo dicono come proposta, poi di fatto li metteranno tutti nei reparti detentivi, hanno già fatto una informativa a tutti i settori penitenziari di trovare degli spazi riservati a questi ex OPG che diventeranno detenuti. Ma lasciamo un attimo la conseguenza patologica, è il principio. Il principio dell'abolizione degli OPG, della chiusura degli OPG, è un principio che il Parlamento, forse non c'era neanche la chiusura e non c'era neanche il momento politico al farlo, ma è nato dalla visione di quel secondo me, adesso lì lo potrà confermare. Gran parte di quel consenso politico è nato dalla visione di quel filmato aberranze sugli OPG che la Commissione prima ha fatto, noi abbiamo in parte presentato all'Aquila, in cui si vedono una persona che è al di fuori di certi contesti non può comprendere quanto sia incivile il modo di custodire questi soggetti malati psichiatrici. Credo che quello abbia avuto un effetto di consenso politico trasversale, molto più che tante discussioni in aula e tante dibattiti parlamentari. Allora questo rafforza in noi l'idea di fare un modo nuovo di comunicazione, che è quello che cerchiamo di fare, attraverso proprio la visione delle immagini e attraverso l'elencazione di dati statistici, e di farlo, come dicevo prima, anche attraverso una informazione che parte dal basso, che parte dalle scuole, dai licei, e in questo stiamo sollecitando tutte le camere generali territoriali a intervenire dove è possibile nell'educazione civica all'interno dei licei per parlare anche di questo, perché l'educazione civica, l'articolo 27, è uno degli elementi della Costituzione che si dovrebbe trattare nelle scuole del liceo. Quindi questo attraverso la visione di domanda, attraverso l'informazione, cercare di dare quel substrato che poi è il substrato che crea il consenso politico, perché la politica legifera cercando il consenso, non dovrebbe farlo cercando i principi, ma cerca il consenso prima di ogni altra cosa. E cercando il consenso, oggi il consenso non lo trovo. Rispondere alla domanda che ha fatto da ultimo
l'avvocato che è intervenuto se l'Italia è un paese civile, da questo punto di vista l'Italia è un paese civile. Noi abbiamo sotto gli occhi una situazione che è una situazione che sicuramente impone un approccio, questo pragmatico, concreto, a un problema che viene sviscerato in tutti i suoi aspetti, nel quale voi avete parlato approfonditamente, e che costituisce, ma non dico senza polemica, perché è un po' una scoperta dell'acqua calda, che cosa che qua dicono invece l'esperienza decisiva a qualunque problema. Io devo dire che sono rimasto molto molto colpito dall'intervento dell'avvocato Pozzoni, che mi ha dato una chiave di lettura che condivido profondamente. Noi abbiamo parlato di tanti aspetti oggi, ciascuno relatore ha parlato di aspetti che a lui toccavano di più, si è andati dall'impegno della vita nel carcere, all'iniziativa della premia, al discorso di sistema, a tagli più politici. In realtà però quello che emerge, che si intendeva Pozzoni, che mi trova concorde, che vedete, il problema del sistema penitenziario è semplicemente un problema di perfetta simmetria con quello che è il sistema giudiziario. Quello che si dice sulle distorsioni del sistema giudiziario non potrebbe esistere se un sistema giudiziario con queste distorsioni non avesse un sistema penitenziario con le caratteristiche che ci sono in casa. Se l'Italia avesse un sistema giudiziario efficiente e civile, a questo punto dobbiamo dire, difficilmente un potere giudiziario, un sistema giudiziario di questo tipo potrebbe tollerare l'esistenza di una realtà carceraria come quella che abbiamo in Italia. Se esiste questo parallelismo, e io sono per la verità più che consapevole e conscio dell'esistenza di questo parallelismo, noi possiamo capire perché questo sistema penitenziario è così costruito, così efficiente, ha tutte queste particolarità. Le condizioni di vita delle carceri che vengono sistematicamente denunciate sono condizioni di vita che rappresentano la quotidianità della vita nel carcere. Il problema del frigorifero in realtà è semplicemente il regolamento penitenziario che proibisce l'esistenza di frigoriferi nelle celle. E quello che accade nelle celle accade in tutte le celle d'Italia, quando si arriva d'estate e per la verità anche d'inverno, perché se vi sono dei generi da cucinare devono essere conservati in un certo modo. Chi vi parla vi potrà raccontare di come si riesce a ricavare un ragù da hamburger che vengono in qualche misura rivitalizzati, come si cerca di in qualche misura sterilizzare o migliorare il ciclo di una mensa con quella del carcere di Poggioreale che pure la ritorni. Ma sono tutte cose queste che credo ciascuno di voi sa, delle quali ciascuno di voi è a conoscenza. I suicidi sono una delle manifestazioni cruente di questo mondo, che è un mondo, in realtà che è un mondo che è studiato, devo dire, da questo punto di vista per incentivare alla manifestazione estrema di un proprio essere attraverso la privazione della vita. In realtà il detenuto, se vive nelle condizioni in cui vive, è quotidianamente istigato sotto questo aspetto al suicidio, in fondo lo fa. D'altra parte, qualche settimana fa è uscito un articolo sul Guardian inglese che denunciava la stranezza di quello che accade in Italia, dove nel giro di 10 anni ci sono stati più di 1000 suicidi, che si parlava dei detenuti agli agenti di polizia penitenziaria. In Italia un articolo di questo genere non esce, semplicemente perché, e qui lo devo dire a dottor Becello con una stima profonda che mi lega a lui con l'ascoltatore, guardi che gran parte dei giornalisti italiani in Italia lavorano con gli uffici di procura e con i pubblici ministeri, non lavorano con altre fonti di notizia. E se è vero la cosa che abbiamo detto in premessa, cioè il parallelismo tra sistema giudiziario e sistema penitenziario,
è evidente che una notizia di questo genere non può non fare grande notizia, perché il primo ad essere chiamato in causa sarebbe il sistema giudiziario, che in qualche misura dovrebbe porsi il problema delle modalità con le quali si arriva a carcere, in carcere. 43%, 42% vedete, in carcere italiano vede una popolazione che per una parte pari, diciamo, a due terzi sconta la pena. Questa popolazione sconta questa pena in condizioni di vita che sono condizioni di vita per le quali lo Stato italiano, con una propria legge, proibisce che vengano allevati i maiali di allevamento. Mi spiego. La legge italiana che recepisce la direttiva comunitaria prevede che i maiali di allevamento vengano allevati con una possibilità di pascolo quotidiana di almeno 3 metri quadri. Al di sotto di tale possibilità, questa legge prevede la possibilità di denunciare il maltrattamento di animali da allevatore. Il detenuto italiano nel carcere nel quale vive non ha mediamente 3 metri quadri di spazio a detenuto, quindi si trova in una condizione di vita che è a metà strada tra il maiale d'allevamento e il monte di defunto, atteso che i regolamenti del pulpo sui cimiteri prevedono che la salma deve avere almeno 1 metro quadrato di spazio rispetto a un'altra salma. Il detenuto italiano quindi si trova a metà strada tra il maiale d'allevamento, senza offesa per i maiali, e i defunti, che sono un cattolico praticante, quindi con profondo rispetto per i morti. Però questa è la realtà. Queste condizioni, perché noi abbiamo incontrato giuristi, avvocati, ma credo che non ci fosse bisogno, credo che sia chiaro a tutti voi che non possono consentire né la legislazione né l'aspetto conformativo della pena, anche da un punto di vista di pura retributivo puro, è una forma di espiazione talmente dura e talmente pesante che in qualche misura è talmente eccedente da porre dei problemi con i termini di prospettiva sul soggetto che esce da questo carcere e chiedersi che tipo di soggetto esce con un'esperienza di questo genere. C'è un problema. Il 42-43% di questi signori è composto da persone per legge presunte non colpevoli, per le quali non si pone alcun problema di educazione, ma si pone solo un problema di tutela sociale, di tutela della collettività. Si tratta cioè di persone che, se noi costringessimo a rimanere per mesi chiusi in un albergo a 5 stelle, probabilmente dopo qualche settimana avrebbero anche il diritto di lamentarsi e di dire che forse anche quella condizione diventa un po' pesante. Queste persone vivono lo stesso tipo di esperienza. Si tratta di pezzi di vita che vengono tolti. Abbiamo circa 28.000 persone, di queste 28.000 persone 15.000 sono in attesa di un primo giudizio definitivo, di un primo giudizio di primo grado. Le statistiche ci dicono che di queste 15.000 il 50% circa viene prosciolto prima dell'inizio del dibattimento di primo grado, consentito al processo di primo grado. Il problema quindi della carcerazione preventiva è una delle manifestazioni eclatanti della funzionalità di questo sistema. Sulle cose che diceva l'avvocato Bottone, devo dire effettivamente non c'è grande sorpresa. Lei faceva riferimento alla famosa, perché tra gli addetti ai lavori è nota, relazione Grandi sul tema del codice, nella sintesi e nello stesso spirito della relazione di accompagnamento del codice di procedura penale giuridico, nella quale si evidenziava in fondo l'accertamento della verità cui è proposto il codice, addirittura rendeva superfluo quel sistema e il ruolo dell'avvocato nella qualità di pubblico, diciamo, di difensore, libero professionista e non di pubblico ufficiale. La sintesi alla fine non cambia, vedete, noi abbiamo un sistema culturalmente profondamente autoritario che si è andato rafforzato purtroppo con questo corso e così come si è sviluppato. Lo svilimento dell'avvocatura, devo dire, è stato anche frutto degli innesti, degli
interventi che sono stati fatti successivamente. Oggi devo dire che chi vi parla l'ha fatto, è il caso di denunciare le forme di abuso della carcerazione preventiva che sono spesso finalizzate appunto a una maniera impropria di acquisizione delle fonti di prova. Io credo che quello che stanno facendo i radicali sia di grandissima importanza e tutta l'Italia deve essere profondamente riconoscente a Marco Pannella in particolare e a tutto il movimento radicale, perché tengono viva e accesa l'attenzione su un tema che altrimenti finisce nel dimenticatoio. Dobbiamo essere consapevoli per la verità che anche questo governo è un governo che ha dimostrato con la propria agenda di avere a cuore iniziative quali quelle di bloccare la responsabilità civile dei magistrati, impedire qualsiasi forma di intervento strutturale sul CSM e altre cose, certamente non vogliono intervenire sulle carceri. La mobilitazione radicale, che oggi credo sia una mobilitazione per la verità meno solitaria di quanto accadeva nel passato, è una mobilitazione che deve vedere il presente tutto l'atto costituzionale e soprattutto tutti i cittadini. Quest'estate è e dovrà essere un'estate di mobilitazione, sia perché noi dobbiamo ricordare che l'amnistia è l'unico modo non solo per introdurre in Italia questo principio di legalità, ma anche per avviare questo processo di riforme sulla giustizia del quale l'Italia ha bisogno. E il tema del carcere preventivo è un tema parallelo di importanza direi diversificata, perché l'amnistia è il pronto soccorso di questa situazione drammatica, che è una situazione mortifera, voglio dire. Il tema della carcerazione preventiva ci fa capire quanto siamo lontani dallo Stato di diritto. Io nei giorni scorsi ho fatto calendarizzare una proposta di legge da me elaborata, che devo dire ha una particolarità, che la proposta di legge, mi sono accorto che stiamo presentando il corso della legislatura, che ha raccolto il maggior numero di firme di adesione. Nessuna proposta di legge di questa legislatura prima che ha raggiunto questo numero. Ho rappresentato le 300 firme nell'ambito del Parlamento, che credo sia una cifra interessante. Io personalmente ritengo che bisogna limitare la custodia cautelare in carcere solo ai reati di sangue e ai reati di mafia e terrorismo, che la custodia cautelare possa durare non più di 6 mesi, comprese le varie fasi, perché non è giusto far ricadere sul cittadino le esigenze probatorie della pubblica accusa o le lungaggini del processo, che ad esempio è un problema, avvocati, tecnici, una grandissima percentuale di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere vengono portati al giudizio con un rito immediato custodiale. Si perde un pezzo di processo, qualcuno l'ha detto. Io prevedo in questa proposta di legge che qualora il pubblico ministero faccia questa richiesta debba chiedere la liberazione della persona sottoposta a custodia cautelare. Si prevede che all'interrogatorio del soggetto in custodia cautelare debba presenziare sempre non solo il pubblico ministero ma anche il giudice, e soprattutto la separazione dei soggetti sottoposti a custodia cautelare dai soggetti a custodia definitiva. Su questo ci siamo confrontati con tanti amici, tra cui anche Rita Bernardini, che mi rappresentava le diverse posizioni. Io sono contento perché queste proposte oggi sono tutte incardinate e camminano, e quindi dobbiamo essere tutti uniti in questa battaglia. Credo che oggi questa proposta, che è una proposta direi forse la più radicale esistente sul tappeto, cerchi di limitare quel potere discrezionale del giudice che oggi rende il giudice ostaggio del pubblico ministero, perché oggi a partire da una certa fase in poi il giudice che aderisce a certe richieste avanzate dal pubblico ministero durante le indagini preliminari che diventa in qualche misura ostaggio, perché la sua posizione finisce ad essere perfettamente coincidente con quella del pubblico ministero. Noi credo che questa che è stata, dovremmo testimoniare in tutte le sedi questa necessità, e credo che la mobilitazione per l'amnistia e per questi interventi strutturali anche in materia di carcerazione preventiva possa dirlo con maggiore il partito che rappresenta è particolarmente impegnato con questo.
questa proposta di legge ha visto un fortissimo impulso da parte dei leader di questo partito, del Silvio Berlusconi, ma questa vicenda è una vicenda che attiene a diritti di civiltà, a diritti di libertà e alla necessità di trasformare l'Italia in un paese civile. Vedete, chi vi parla, si parla di un'esperienza sulla quale voi riflettete e che invece altri hanno vissuto. Io questa esperienza l'ho vissuta, ritengo che le mie energie debbano essere convogliate tutte su questa battaglia, perché se sono vivo lo devo all'umanità che ho trovato in carcere tra i detenuti e tra gli operatori, e questo mi porta ad avere un atteggiamento di grande collaborazione innanzitutto con chi ha votato a favore del mio arresto, ma che oggi può essere presente su questa battaglia, soprattutto all'esito dei risultati per me favorevoli contenuto, purtroppo dopo un anno si parlava di ragionevole durata dei processi, con certe vicende che mi hanno ricordato. Vedete, io credo, ho parlato per quel che mi riguarda, che nella vita c'è sempre modo per migliorare. Credo che questa possibilità di migliorare, di migliorarsi e di andare oltre anche le contrapposizioni ideologiche per il bene comune possa e debba valere per tutti. Grazie. Personale. Ora, prima di dare la parola per gli altri interventi, volevo cedere un attimo il microfono all'onorevole Bernardini per tirare le somme e le conclusioni rispetto a questo convegno e magari parlarci anche di riforme che sono tuttora in atto, e poi magari passerò la parola a chi vuole intervenire e prego, anzi invito tutti a darci illuminativi. Grazie. No, una cosa che volevo fare un attimo, il punto della situazione in cui ci troviamo, perché poi i numeri a un certo punto sono importanti. Allora, anche le prospettive che abbiamo di fronte sono importanti. Siamo a luglio. Abbiamo di fronte il mese di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Cioè, stiamo parlando grosso modo di 7 mesi che abbiamo prima dello scioglimento delle Camere. Allora, noi dobbiamo capire che cosa può fare questo Parlamento, che fino a questo momento sulle riforme è stato estremamente reticente. Perché se parliamo di, per esempio, lo ricordava l'onorevole fa, della riforma della custodia cautelare, provvedimenti erano stati depositati, per esempio solamente dei termini, il dimezzamento dei termini di custodia cautelare, erano stati presentati fin dall'inizio di questa legge. Non c'era alcuna intenzione da parte di tutti i gruppi parlamentari di affrontare questo discorso. Poi sono state depositate altre proposte. Io stessa ne ho depositata una che è stata elaborata dalla Camera Penale di Roma insieme al professor Maracchiotti. Ebbene, a forza di rompere le scatole alla Presidente Buongiorno, perché qui te lo voglio dire, all'onorevole Papa, i gruppi parlamentari presenti in Commissione hanno sempre detto di no alla calendarizzazione di diverse proposte di legge di riforma, ma in particolare a quella della custodia cautelare, che io non vado alle riunioni, ci va la mia capogruppo dell'ufficio di presidenza, quelli che poi decidono le calendarizzazioni, ci va la mia capogruppo, la Ferranti del PD, per te ci va a Costa del e poi diciamo. Allora, in tutte queste riunioni il no è stato evidentemente totale. E però, siccome noi regali un po' di coccio, come si dice, anzi dei coccio, come si dice a Roma, a un certo punto la Presidente Buongiorno mi ha detto: per me è rotto le scatole.
ti calendarizzo queste proposte di legge, poi però non ti lamentare se la tua capogruppo, se il tuo gruppo te le boccia. Ma tu non ti preoccupare, perché almeno dovranno dire un no. Però devo dire che anche il PDL non è che ha detto calendarizziamo. Io ci sono riuscita anche per un atto di fiducia che ha avuto la Presidente nei nostri confronti, perché io gli ho detto preferisco un no rispetto al silenzio. Veniamo, adesso si è aggiunta la tua, adesso credo che la Presidente che è relatrice dovrà rifare la relazione, perché la relazione era fatta in base ai progetti di legge dello Stato. Ma anche rispetto ad altre riforme, le Federici diceva della necessità, che se ormai se ne parla da anni, della politica, della costituzione, della regione, della SCI, perché sono quelli che pongono determinati ostacoli non solo per informarsi nei processi, ma poi anche per il carcere. Agiscono su tutte e due. Allora, sempre grazie alla Camera Penale, all'Unione delle Camere Penali, noi abbiamo depositato una proposta di legge che riguarda la modifica di queste tre leggi, la riforma, e abbiamo chiesto che fossero abbinate al disegno di legge delega del Governo in tema di depenalizzazione e decarcerizzazione. Poi messa alla prova, sospensione del processo per gli irreperibili. Allora, non c'è stato verso. Ho detto no, dobbiamo fare in fretta, non si può abbinare una cosa così. Quindi, nel momento in cui si parla di depenalizzazione, di decarcerizzazione, questa montagna così importante viene espulsa. Ma c'è di più. Lo stesso ministro Severino è venuto in commissione e ci ha detto: ragazzi, siccome questo disegno di legge deve viaggiare rapidamente, perché insomma ha anche un po' di pressioni da parte dell'Europa che dice che cosa state facendo, allora buttiamo fuori le depenalizzazioni. Le depenalizzazioni non ce ne occupiamo più, per cui è stata tolta dall'abbinamento anche una piccola proposta di legge che io avevo presentato in tema di depenalizzazione della coltivazione per uso personale della marijuana, perché in Italia succede pure questo, siamo talmente folli che se ti prendono in strada e tu detieni un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale, no, se tu detieni un piccolo quantitativo per uso personale sei sottoposto alle sanzioni amministrative, dal punto di vista c'è la depenalizzazione. Se tu invece, per non andare a rifornirti al mercato criminale, coltivi una pianta e da quella ricavi la sostanza, lì sei sottoposto alle sanzioni penali, anche se è per uso personale, con pene che in caso di lieve entità ti mandano in galera da 1 a 6 anni. Se invece il quantitativo è superiore, parliamo da 6 a 20 anni, e le modalità di coltivazione sono evidentemente diverse, da 6 a 20 anni. Questa è la follia della legge italiana, per cui se tu incrementi il narcotraffico, diciamo, se tu fai al trafficante, dallo spacciatore, sei sottoposto a sanzioni amministrative, se te la fai da solo e quindi non fai guadagnare quello che guadagna all'altro trafficante, invece sei sottoposto anche a sanzioni penali. Allora, questa è la realtà italiana. Per questo l'ha tirato fuori questa modesta proposta di legge che era semplicemente di depenalizzazione. Quindi che c'è rimasto? C'è rimasta la messa alla prova, che per come è stata, che per come è stata formulata, diciamo, ha visto le critiche.
critiche proprio in termini di resa e di possibile resa anche da parte di docenti che abbiamo avuto in commissione giustizia, anche da parte del piano generale, e poi la sospensione del processo per il rimedio. Queste sono un po' le cose che sono lì. Quindi diciamocelo francamente, non è rimasto niente. Non stiamo parlando di loro, ma stiamo parlando di qualche cosa che non so nemmeno se poi nei fatti sarà approvato. Allora, di fronte a questa situazione, avendo davanti 7 mesi, di che cosa parliamo? Se c'è da rimuovere uno stato di illegalità che è sia nella mole immensa del procedimento penale che nelle condizioni di detenzione, io credo che possiamo parlare proprio ragionevolmente solamente di un provvedimento serio che non viene fatto dal 1992 di amnistia e da un provvedimento serio. Poi tu giustamente abbiamo detto molte cose. Io, se dovessi parlare di tutti i problemi del carcere, non direi più, perché il magistrato di sorveglianza, chi l'ha visto? Nelle carceri, in qua posso dire nel 90% delle carceri, i detenuti mi dicono che il magistrato di sorveglianza non sanno nemmeno chi è, quindi definitivamente non sanno nemmeno che, non lo hanno proprio benissimo. Ma io, siccome la legge prevede che vada a visitare, così come il direttore, frequentemente le celle detentive, mai visto persone che stanno da anni in carcere, non lo conoscono prima di certe volte. Ma la videoconferenza, il detenuto parla con il suo magistrato, quindi percepisce proprio. Quindi vede proprio com'è la vita detentiva, certo, perché le celle, guarda, sono pochissimi i magistrati di sorveglianza che vanno a visitare le celle detentive. D'altra parte, se lo facessero, per le condizioni in cui si trova, Alfonso Papa ci parlava di Poggio Reale, insomma, voi immaginate un magistrato di sorveglianza che entra in una cella di Poggio Reale. Che deve fare? Deve chiuderla immediatamente, perché lì si stanno attuando trattamenti disumani e degradanti, si stanno facendo violenza a quelle persone. Ecco, secondo me questo è il motivo, forse non abbiamo reato di tortura, di maltrattamenti, evidentemente c'è, quindi non ci vanno per questo, per una cosa di pericolo, oppure se vanno a Lecce, oppure se vanno a Trapani o a Piazza Lanza, troverebbero la stessa situazione, se vanno a Regina Celi, se vanno a San Vittore, ma se vanno a Bologna cosa, potremmo fare, l'elenco è lunghissimo, ho detto, possiamo forse tirare fuori il 10%, sono soprattutto le carceri più piccole, quelle che funzionano un po' meglio, sono anche per vincere almeno una cosa, ma l'elenco delle violazioni è infinito. Dicevamo prima la lontananza, ma dalla famiglia, ma l'attività educativa, e cioè il lavoro, lo studio, voi pensate che si fanno queste cose a casa? Intanto lavora una percentuale che è fra il 15 e il 20% dei detenuti, e quando diciamo lavora vuol dire che il detenuto lavora per un mese, dopodiché deve aspettare il suo turno, cioè sta 3 mesi chiuso in cella, 20 ore, 22, poi forse dopo 3 mesi può ritornare a fare un mese di lavoro, perché sono queste le intenzioni. Quindi quando il DAP ci dice che lavora il 15-20% dei detenuti, dovrebbe precisare che lavorano così, non che lavorano tutti contemporaneamente, che lo stesso detenuto fa, perché devono fare una rotazione, per cui sì, lavora un'alta percentuale, ma in questo modo. Vogliamo la scuola. Ci sono moltissimi detenuti che vogliono studiare, ma che non possono studiare.
i maggiormente strutturati, perché non c'è il corso, addirittura in molti istituti le scuole si fermano alla terza media, non ci sono le scuole superiori, figuriamoci per quelli che vogliono fare l'università. Altre innovazioni, lo ricordavo anche questa funzionale, i detenuti definitivi anche con pene lunghissime vivono insieme ai detenuti in attesa di giudizio. È una cosa vietatissima. Cose strutturali, vogliamo parlare dei gabinetti a vista, vogliamo parlare dei muretti divisori delle case con loro, delle camere dei colloqui, delle sale dei colloqui. Vogliamo parlare, avete sentito i legisti quando dicono gli straniani ce ne devono andare a scontare la pena nel loro paese? Beh, ma voi lo sapete quanti stranieri noi abbiamo incontrato che vorrebbero andare a scontare la pena nel loro paese, vorrebbero ritornare nel loro paese e non ci rimangono? Non ci rimangono perché, pensate, non hanno i soldi del biglietto aereo. Però quanto costa tenerlo in carcere, contribuendo alla violazione di diritti umani fondamentali? Cioè, ecco perché io dico, è una politica demenziale, letteralmente demenziale. A volte loro si trovano anche il biglietto aereo, se lo pagano, pur di ritornare e andarsene via per non vivere quella situazione, nemmeno in questo caso. Ma fatto vedere un documento a capo di un detenuto dove c'era scritto che il governo albanese era il Ministero della Giustizia, era pronto ad accogliere il detenuto dall'Italia, dal nostro paese. Io sono 3 mesi che aspetto, quelli mi aspettano e sto ancora qui a Trapani, dove evidentemente non ho alcuna possibilità di avere contatti con i miei familiari. Una politica oltre che criminale, letteralmente demenziale. Se dobbiamo pensare agli OPG, forse sappiamo chi bisognerebbe metterci dentro. Allora, ecco perché io volevo fare il punto su questa situazione dei mesi, potremmo dire delle ore. Come ha detto Tamburino ieri? Adesso, ecco, Tamburino lo dice adesso, però poi tra il dire e fare di mezzo chissà che cosa, noi diciamo siamo già in ritardo di molti anni, molte violazioni sono state fatte. Pensate che alla Corte Europea dei diritti dell'uomo ormai ci sono talmente tanti procedimenti, noi l'abbiamo sentito l'avvocato Giuseppe Rossellita, per le condizioni di detenzione disumane dei trattati, che hanno deciso di orientarsi a fare una sentenza pilota, perché non possono seguirli tutti. Noi stiamo esportando la peste italiana in Europa, sia per la legge che ormai in corso tantissimi, cioè per un'irragionevole durata dei processi, stiamo penalizzando le strutture e le istituzioni europee che non ne possono più dell'Italia. Questa è in realtà la situazione. Allora io credo che un intervento sia necessario, credo che un qualcosa che dobbiamo necessariamente strappare è l'informazione, il dibattito incontraddittorio che purtroppo nel nostro sistema dei media è pannella, non ha mai potuto fare un dibattito sulla ministeria. Allora, nemmeno per avere un contraddittore che si dice no, è una stupidaggine, non si deve fare niente, nemmeno quello, perché proprio di queste cose non si può fare. Se si parla di carceri, non si parla delle condizioni di vita del detenuto, del grande arresto, e si seguono i fatti di cronaca per cui c'è quella curiosità morbosa, si cerca di stimolare quella curiosità morbosa che certo non determina la crescita in termini di responsabilità, di consapevolezza, di educazione civica del cittadino. Questo si fa anche
quindi non si fanno i reati di così in televisione. Quindi questo dobbiamo strappare. E io mi auguro che anche da qui, era questo un po' quello che volevo dirvi, stamattina i detenuti, c'è una foto molto bella, l'avvocato Marco, tanto io ce lo vorrei da dire, insomma, quando ci hanno visto, pur essendo loro questi clienti in condizioni veramente buone dal punto di vista del modo di detenzione, però ci hanno dimostrato questo affetto. La cosa importante è che noi dobbiamo fare un po' da rete per questa comunità penitenziaria, per chi ci lavora nel carcere, perché noi siamo stati vicini e aiutati dalle camere penali, per fare a partire dal 18 luglio questi 4 giorni di sciopero della fame e di silenzio, perché aspettiamo quelle risposte che devono arrivare, come diciamo ieri, Tamburino dice adesso, ma non fa niente perché questo sia bene. Buonasera a tutti, intanto vi presento, sono Andrea Canali, sono il nuovo coordinatore della professionista di Città e Natura di Lugo. Terra Nativa è un'associazione politica che si batte continuamente per i diritti esigibili, principalmente in ambito sanitario e sociale. Quindi per questo volevo fare l'intervento. Mi distacco leggermente dall'intervento di parte perché non potrei aggiungere naturalmente di più. Sono personalmente d'accordo con il provvedimento del tipo amnistia e indulto perché risolvono il problema. Però il problema delle carceri rimane e rimane la gente che sta in carcere che ha bisogno di una riabilitazione. Quello è la questione che la cittadinanza attiva adesso sta prendendo più a cuore. Della riabilitazione in senso psicologico, già è stato ribadito più volte qui nella questione psicologica, psicoterapia. Di fatto noi come associazione abbiamo numerosi volontari che lavorano in ambito di carcere, sono anche estremamente lavorati da questo lavoro anche per la mancanza di cose basilari, ma soprattutto per la mancanza appunto di un legame, di una persona che possa aiutare un detenuto che ha compiuto un reato per motivi chiaramente psicologici, per motivi economici. E questa cosa per ascolto non avviene comunque. Non ci sono terapie di gruppo, non ci sono terapie intensive, non ci sono progetti almeno, non ci sono cibi, e ci sono progetti che vengono fatti in altri carceri d'Italia e non vengono invece fatti attualmente naturalmente nel nostro carcere. Avendo anche un discreto numero di psicologi giovani, noi abbiamo ritenuto necessario di organizzare un paio di progetti, uno relativo alla scuola e uno relativo alla carcere. Questi progetti che si spera l'elettrice del carcere approvi, porterebbero innanzitutto a una creazione di un legame tra questo gruppo energetico di psicologi e tutto il gruppo di detenuti del carcere, iniziando da un semplice rapporto di teatro che ha fatto una sicurezza di 40 anni e che ha le sue frutti, ha ottimi frutti, anche perché una persona che sta in carcere ha bisogno di, secondo me, di strutturare una sua personalità e costruire anche un'abitudine che è continuamente distrutta, anche in senso cambiata, e come fa questa persona a integrare in maniera positiva? Deve per forza avere degli stimoli positivi, altrimenti i risultati sono che quasi si vede. Comunque, concludo ringraziando l'organizzazione, le persone presenti, e spero come ha prima detto che si riesca a creare un coinvolgimento di forze per questa battaglia, per portare avanti i nostri obiettivi, i nostri insieme, perché insieme sia la forza, da solo tutti i danni, non si riesca a fare più, non si riesca a fare più. Grazie. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio particolarmente Radio Radicale che ha mandato in onda questo convegno, ringrazio la stampa locale, le autorità intervenute, la Sabina Universo che ci ha ospitato in offrendoci appunto questa sala, e mi auguro che al più presto organizzeremo insieme a
particolare l'associazione delle Venture Ignote o anche con la Fondazione di Cittadinanza Attiva, qualche altro commento specifico in materia. Grazie a tutti e a non so ricordare che c'è un sito per firmare l'appello, quello di cui abbiamo parlato, il professor Cisotto, rivolto al Presidente della Repubblica, ed è molto facile. Si chiama www.amnistiasubito.it. Quindi basta anche digitare su Google amnistia subito e compare questo sito.